Oggi, 13 gennaio, ricordiamo Sant'Ilario di Poitiers. Ascoltiamo qualche notizia su di lui. Sant'Ilario di Poitiers nacque a Poitiers, nell'Aquitania, intorno al 315 da una illustre famiglia pagana. Ricevette un'educazione letteraria e filosofica a base neoplatonica. Un giorno, leggendo la Sacra Bibbia, lesse «Ego sum, qui sum». Io sono colui che sono, e ne rimase impressionato. Fu attratto dalla parola di Dio e ricevette da adulto il santo battesimo. Ed era così scrupoloso e sollecito nella pratica delle virtù che veniva chiamato sacerdote e il popolo lo considerava proprio un pastore. Quando il vescovo della sua città morì, Ilario gli successe nell'episcopato. Venne esiliato per aver contrastato l'arianesimo. Nell'esilio il santo impiegò il tempo a comporre il suo capolavoro, il De Trinitate. In esso difende la consustanzialità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè difende così bene l'unicità della sostanza che compone le persone della Trinità, da essere chiamato il dottore della Trinità. Nel 359 venne convocato ad alcuni concili, ma i suoi pensieri da molti non vennero accettati. L'imperatore Costanzo decise di rimandarlo nella sua città natale, dove invece Ilario venne accolto trionfalmente. Con la morte dell'imperatore, l'arianesimo ebbe un crollo decisivo. Riunì allora un concilio nelle Gallie che portò i suoi frutti. Cessarono gli scandali e la fede fu riconosciuta in tutta la sua purezza. Morì l'anno 368. Papa Pio IX lo dichiarò, confermandolo, dottore della Chiesa universale. Sant'Ilario, come abbiamo ascoltato, visse in un tempo un po' complicato, difficile. Prendeva piede l'arianesimo. Che cos'era? Un'eresia. Un'eresia è quando un gruppo ben nutrito di persone inizia a insinuare un qualcosa che riguarda la fede, che però è falso. In questo caso si diceva che Gesù non fosse in realtà Dio, come lo era Dio Padre, bensì fosse stato creato successivamente da Dio e quindi non condividesse con lui la stessa carica di essere, l'immutabilità, ma soprattutto che avesse un inizio nella storia. Sant'Ilario si oppose a questa dottrina e, visto che anche l'imperatore del tempo la sosteneva, si ritrovò a dover essere esiliato. Sant'Ilario è esiliato per difendere la verità, mandato lontano da casa, dai suoi affetti, dalla sua gente. Anche Padre Pio nella sua vita ha vissuto un'esperienza simile quando gli fu domandato, o meglio ordinato, di non celebrare più con le persone, con l'assemblea e di non confessare più. Qual è stata la reazione di entrambi? Hanno accolto. Sebbene potesse essere una persecuzione, questa agli occhi delle persone, agli occhi di Dio è stata un'offerta preziosa. Ilario tornerà, come anche Padre Pio, e torneranno trionfanti. Ora domandiamoci anche noi, nelle nostre realtà, quando difendere una verità inizia a poter costarci qualcosa? Non è che forse siamo lì e ci facciamo due conti se conviene magari fare un passo indietro piuttosto che rischiare? Ebbene, Sant'Ilario ci guidi proprio in questo. Quando siamo certi di avere una verità della nostra fede da dover difendere, rimaniamo saldi e non temiamo nessun esilio, perché è Dio Padre che poi ci renderà il merito necessario. Sant'Ilario prega per noi.